Buongiorno bambini e benvenuti in questo nuovo video. Questa sarà una lezione di scienze. Affronteremo un argomento molto interessante, l'acqua. Buona visione! La scorsa volta, bambini, per spiegarvi i tre stati della materia, vi ho riportato l'esempio dell'acqua. L'acqua in natura è infatti presente nei tre stati. Nello stato solido, sotto forma di ghiaccio o grandine. Nello stato liquido, si trova nei mari, nei fiumi, nei laghi. E nello stato gassoso, sotto forma di nebbia, vapore acqueo e nuvole. L'acqua, bambini, ha la capacità di passare da uno stato all'altro in base all'innalzamento o all'abbassamento della temperatura. Facciamo alcuni esempi. Il passaggio che va dallo stato solido allo stato liquido si chiama fusione. Il passaggio che invece va dallo stato liquido allo stato gassoso si chiama evaporazione. Il passaggio che va dallo stato gassoso allo stato liquido si chiama condensazione. E il passaggio che va dallo stato liquido allo stato solido, solidificazione. Ma esistono anche due altri passaggi. Il passaggio che va dallo stato solido allo stato gassoso si chiama sublimazione, mentre il passaggio che va dallo stato gassoso allo stato solido, brinamento. L'acqua presente sul nostro pianeta, bambini, si trasforma continuamente passando da uno stato all'altro. E genera il ciclo dell'acqua. Questo ciclo viene attivato grazie al calore del sole, ma vediamo nel dettaglio le varie fasi. Nella fase 1, bambini, il sole riscalda l'acqua dei mari, dei fiumi, dei laghi e riscaldandola la porta verso l'alto, facendola evaporare. In questo modo si forma il vapore acqueo. Quindi, bambini, in questo momento nell'aria troviamo il vapore acqueo. Quando però la temperatura dell'aria si raffredda, cioè si abbassa, il vapore acqueo si condensa e si formano le nuvole, che sono formate da piccolissime goccioline d'acqua talmente leggere che rimangono sospese nell'aria. Nella fase 3, bambini, le nuvole salgono ancora più in alto e possono incontrare correnti d'aria fredda. L'incontro con le correnti d'aria fredda fa avvicinare le piccole goccioline che formano le nuvole. In questo modo quelle piccole goccioline diventano più grandi e pesanti e cadono verso la terra sotto forma di pioggia. Però se le nuvole incontrano correnti d'aria ancora più pesanti, l'acqua può cadere non sotto forma di pioggia, ma sotto forma di neve o grandine. E adesso, bambini, parliamo della fase 4. Una parte dell'acqua che dal cielo arriva sino alla terra va a finire di nuovo nei laghi, nei mari e nei fiumi. Un'altra parte invece penetra nel terreno, nelle profondità, fino a quando non raggiunge uno strato di roccia impermeabile. Lì si accumula quest'acqua e si formano le falde acquifere, che ritorneranno in superficie grazie alle sorgenti. Infine abbiamo la fase 5. In questa fase le acque delle sorgenti ritornano nuovamente nei mari, nei fiumi e nei laghi. E così il ciclo continua. Bene bambini, questo video termina qui. Spero vi sarà utile. Vi abbraccio. Ciao!